Carissimi, oggi una parola che è come una scudisciata, per me, prete, innanzitutto. I farisei erano separati, questo significa farisei, erano quelli che si trovavano più vicini al sacro, al culto, alla parola di Dio, alla legge. Conoscevano il pericolo enorme che abbiamo quando diventiamo professionisti del cristianesimo. Più sei vicino a Cristo e più hai questo pericolo. San Filippo Neri, per esempio, che era un uomo di Dio e che conosceva perfettamente l'anima delle persone, aveva il discernimento degli spiriti. Il Papa lo manda a chiamare perché c'è una suora in odore di santità che fa dei miracoli. San Filippo Neri si reca nella chiesa in cui questa suora opererebbe i miracoli, assiste a un miracolo, e poi quando tutta la gente se ne va, è molto diffidente, aveva già capito. Quando la gente se ne va, si avvicina a questa suora e dice: sorella, avrebbe la carità di lavarmi i piedi? Ebbene, questa suora lo guarda, sprezzante, e dice a San Filippo: io sono serva di Dio, non serva vostra. Che San Filippo Neri dice: adesso ho capito, ho avuto quella conferma, qui di santità meno che zero. Io mi ritengo vicino alla parola, tanto che la predico a voi, ma quando un fratello viene vicino a me e con il suo atteggiamento, forse con il suo rifiuto, con il suo non capirmi, col suo nullificarmi, con il suo non prendere neanche in considerazione quello che io dico, e cosa faccio? Qual è la mia reazione? Qual è il mio atteggiamento? Qual è il mio atteggiamento del cuore, innanzitutto, del cuore, che poi si tramuta in parole e gesti? Mi posso inginocchiare e lavare i suoi piedi? Questo Vangelo parla di libertà, la libertà dei figli di Dio, ma in un altro senso. Gesù non disprezza e non attacca nulla, anzi, a molti amici farisei, non attacca i farisei in quanto farisei, neanche per il loro desiderio di essere fedeli a Dio e all'alleanza. Attacca quello che c'è nel cuore, attacca quel grumo di menzogna. Qual è la chiave di tutti i precetti? L'amore, la carità, dice San Paolo. Tutta la legge si ri... E c'è quello scriba che è perfettamente d'accordo con Gesù, e dice: non sei lontano dal regno dei cieli, cioè hai già la chiave per entrare nel regno dei cieli, perché hai compreso il segreto. Il segreto è la carità, è l'amore. È l'amore che ti porta a essere l'ultimo, che mette in gioco tutto. Per questo Gesù non è che rompe, i suoi discepoli non rompono. Non rompono la legge, non rompono gli schemi della legge, rompono gli schemi umani che interpretano la legge, rompono quell'attitudine del cuore che usa la legge per proteggersi. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano, inutilmente, vanamente, come fumo, questa è la parola originale, è puro fumo, è puro vapore. Il tuo culto, il mio culto, non è una lode, è un'ipocrisia. Perché la legge, che è un cammino di vita, è data all'uomo per l'uomo. La legge ha bisogno di incarnarsi, di declinarsi, di decodificarsi, istante per istante, situazione per situazione, persona per persona. Anzi, persona per persona, istante per istante, per ogni persona. Perché tu non puoi avere una legge unica con la quale educare i tuoi figli, con la quale relazionarti con tuo marito, relazionarti con la tua parrocchia. No! Hai una persona concreta davanti, hai una persona, con i suoi limiti, con i suoi peccati, con le sue debolezze, con la grazia di Dio che opera in essa. Hai davanti un mistero, e questo è il punto. E di fronte al mistero, che è l'altro, io posso fare solo una cosa, inginocchiarmi. Come? Come il Signore mi ispira. E questo è il punto. Chi mi ispira? Chi ispira te? La legge è buona, eh? La legge è santa, la legge è parola di Dio, la legge ha in sé la vita, fai questo e vivrai, è parola di Dio, ed è vero, onora tuo padre e tua madre, dice il Signore, fai questo e vivrai. Ma come mai? Come mai? Tu usi un'applicazione, una interpretazione della legge e la metti sopra alla legge di Dio. Ecco perché noi che siamo, abbiamo questo pericolo enorme di diventare professionisti della parola di Dio, professionisti della legge, professionisti del cristianesimo, professionisti del culto. E possiamo interpretare, ma non interpretare facendo esegesi. No, non è questo il punto, anche se facciamo esegesi e molte volte senza nessun fondamento. Ma al di là della esegesi, io parlo di esegesi pratica. Ascoltiamo, interpretiamo e applichiamo quella parola in nostro favore, per sentirci a posto, per non sentirci in debito, per non inginocchiarci, fratelli. E questo puzza a demonio, questo è il fetore del demonio, è la menzogna. Perché dietro a questo c'è l'orgoglio, la superbia, di chi si appropria di ciò che è un dono. Ed è un dono che non viene da noi, ed è un dono che ci è dato in amministrazione. La parola, la legge, ci è data per amare. Le nostre esegesi, le nostre interpretazioni, se sono filtrate dalla menzogna, dal sofisma del demonio, risulteranno sempre sbagliate. Dai frutti riconoscerete. Dai frutti amari di orgoglio e superbia, riconosceremo le nostre esegesi, la nostra assoluta ipocrisia. Perché da una parte ci mascheriamo, forse completamente convinti di non mascherarci, da cristiani, da persone che sono in conversione, perché comunque frequentano, perché comunque sono vicine, perché comunque aiutano, ma dall'altra la parola ci scivola addosso.
quello che facciamo è invano. Il nostro culto, e quando parli di culto parli di vita, perché nel cristianesimo non c'è separazione tra culto e vita, tra fede e vita. Tutta la vita è un culto, tutta la vita è una liturgia di lode. Ma come posso lodare se sono indifferente alla sofferenza di chi mi è accanto? Se io giudico il fratello? Se con i miei criteri, con i miei schemi, con i miei moralismi, annullo la parola di Dio, con la tradizione, cioè con quello che io ho creato, con le mie mani, con le mie esegesi e con le mie interpretazioni, e che tramando, e con la quale impedisco agli altri di incontrarsi con Gesù Cristo. Se tutto questo è vero nella nostra vita, se è vero per me, se è vero per te nella tua famiglia, se è vero per te dove tu vivi, nella tua comunità cristiana, nella tua parrocchia, dove sia, allora è per te questa parola. Perché questa non è una parola di condanna. Non è una parola di condanna ai farisei. È una parola di condanna al demonio che ingannava alcuni farisei e che inganna te e che inganna me mille volte al giorno. Coraggio, fratelli. Perché il Signore ti vuole portare alla libertà. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Perché tutto è puro, perché Cristo ha purificato, perché Cristo ha dato il compimento alla legge col suo sangue. Ecco dov'è il segreto di questo film giallo, di questo romanzo così difficile da interpretare. È Cristo la chiave, è Cristo il criterio, è Cristo, è Lui con te, è Lui verso di te. Che cosa ha fatto Lui con te? Ha preso la legge e ti ha condannato? Ha preso la legge e te l'ha data in testa? L'ha interpretata perché tu morissi? No, non c'era bisogno, perché non compiendo la legge già siamo morti. Dicevano alcuni farisei, questi del popolo, sono maledetti, un ignorante non può compiere la legge. Le prostitute, i ladri, i pubblicani, schiavi del demonio, morti. Gesù Cristo li ha visti così. Gesù Cristo ha visto i malati del cuore. E per loro è sceso dal cielo, per loro è sceso nella tomba, per loro è sceso nelle loro malattie. Ha portato lì la legge, per loro è sceso con la loro carne ferita, con la loro carne inchiodata, all'impossibilità di amare, compiere la legge, si è lasciato fare schiavo della loro stessa schiavitù. Lui, innocente, lui, l'autore, il compimento della legge, è morto come quello che non compie la legge, come il peggior assassino, come il peggior peccatore, per toccare, incontrare il peggior peccatore. Questo è il compimento stupefacente che non potevamo sospettare. Cristo ha fatto questo con te fino a oggi, e lo continuerà a fare fino alla tua morte, lo continuerà a fare ogni giorno per salvarti, per scrivere nel tuo cuore la legge, per liberarti dalla menzogna del demonio che ti tiene schiavo e che ti frustra costantemente. Perché chi fa moralismi è un frustrato. Chi impone carichi sull'altro, chi usa la legge, è uno che non è libero, è uno che è schiavo di se stesso, schiavo delle sue leggi. Per quanto santi a tu a lavarti le mani, hai voglia tu a lavare le stoviglie, hai voglia tu a cercare di purificare quello che è impurificabile, perché solo Dio lo può purificare. Se la legge mi porta a Dio, se questi gesti della tradizione mi riportano sempre a Dio, cioè mi ricordano, fanno memoria di Dio, di Lui, del suo amore, del suo figlio Gesù Cristo, che ha lavato non le stoviglie ma la mia vita, il mio cuore, la mia anima con il suo sangue, allora va bene. Ma se queste sono soltanto difese con le quali cerchiamo di difenderci dagli altri, difendere il nostro orgoglio, il nostro uomo vecchio, è morte, è falsità, è ipocrisia. Ma coraggio, perché oggi viene Cristo a compiere la legge per te, adesso, in questo momento. È lì, Lui sa tutto e non ti giudica. Conosce le tue ipocrisie, conosce le mie ipocrisie, ed è qui e mi guarda con immenso amore. Dice: guarda, la tua ipocrisia mi ha condannato alla stessa pena tua. Coraggio, vieni con me. Abbandonati a me, lascia che io conduca la tua vita, confessa i tuoi peccati, confessa la menzogna, lascia la menzogna, taglia con quel pensiero, vieni con me, umiliati davanti al tuo fratello, umiliati davanti a tua moglie, umiliati davanti a tuo marito, non aver paura. Non ha senso la tua vita? Tuo marito se n'è andato? Ti ha lasciato? Si compie la legge. Come? Amandolo, amandolo nell'aridità, amandolo nella solitudine, amandolo nella frustrazione come donna, come moglie, lasciata da suo marito. La legge si compie lì, perché io sono stato tradito, io sono stato insultato, io sono stato frustrato nel mio amore per le persone, non lo hanno accettato, ma questo mi ha dato l'occasione, mi ha spinto fino ad amare fino alla fine, fino al compimento dell'ultimo iota della legge.